Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Anche la settima stagione dell'European Poker Tour si è conclusa senza che nessuno dei precedenti vincitori di una picca riuscisse nello storico bis. Forse anche per questo Poker Stars, in coda all'EPT Grand Final, ha deciso quest'anno di proporre un torneo dei campioni che, sulla scorta di quanto ideato già da qualche anno alle World Series, mettesse a confronto, in una sorta di turbo free roll con stack di partenza di 100.000 chip ma livelli di 20 minuti, i vincitori di tutti gli EPT disputati nelle 7 stagioni andate agli archivi. Tra i 50 su 70 potenziali partecipanti, presentatisi a Madrid per giocarsi un montepremi da 100.000 euro in buy-in EPT messo in palio da Stars, un solo italiano, Salvatore Bonavena. Purtroppo però per il vincitore dell'EPT di Praga la corsa a questo titolo di Champions of Champions è durata poco più di un'oretta, visto che il calabrese sponsorizzato da PokerStars è finito out andando ai resti con il suo asso K contro un avversario che ha mostrato K8 di quadri su un board con 3 quadri a terra, senza che a river cadessero né assi né re a migliorare la doppia coppia d'assi e re di Salvatore. Il torneo, caratterizzato da una numerosa serie di prop bet raccolte a inizio torneo dalla bella Michelle Orp per movimentare l'action e che vedeva tra gli altri ai nastri di partenza le tre donne capaci di vincere un EPT, Sandra Naujoks e le inglesi Vicky Coren e Liv Bory, si è concluso con un final table dei sogni. Oltre a Sandra, out quinta in bolla, e Vicky Coren fuori quarta con 10.000 euro di iscrizioni EPT pagate, c'erano anche fenomeni del calibro di Grospellier o Turianiek, eliminati però prima delle due ragazze, senza premio alcuno. E c'erano soprattutto Maxim Likov, russo vincitore dell'EPT di Kiev che ha chiuso terzo, e i due americani che si sono giocati l'heads up, Galen Hall, trionfatore dell'ultima PCA che ha chiuso secondo con un passaporto da 25.000 euro in buy-in EPT, e Jason Mercier, il re dell'EPT di Sanremo 2008 che ha vinto il titolo di campione dei campioni portando a casa 50.000 euro in buy-in e la gloria grazie a un asso jack che ha pescato un jack al flop contro l'asso K di Hall. La stagione 7 dell'European Poker Tour ora è davvero agli archivi, appuntamento ad agosto dopo la pausa estiva.